ci appartiene. Quello spazio l'abbiamo fatto rivivere dopo anni di abbandono. Ne abbiamo fatto uno spazio che ha ridato un tetto sopra la testa a decine di studenti, di giovani, di precari. Uno spazio in cui immaginare e costruire una socialità diversa da quella che ci viene proposta da questa città nei circuiti del divertimento, buoni solo per spennare i giovani di Torino. E allora quello spazio ci apparteneva, abbiamo deciso di difenderlo, l'abbiamo fatto tutti assieme. E per questo chi si trovava all'interno ha dovuto subire gli insulti, le vessazioni di qualche agente della questura un po' troppo su di giri, di qualche cenerino infastidito per il fatto che quella porta non l'abbiamo fatta buttare giù, che quella porta l'abbiamo difesa tutti assieme. Abbiamo dovuto sentire insulti sessisti alle compagne che si trovavano all'interno. Abbiamo visto compagni sbattuti con la faccia a terra, malmenati mentre si trovavano sdraiati e immobilizzati. Due di loro sono stati arrestati, colpevoli di aver resistito. Ma siamo certi che in questo momento stanno affrontando questa situazione con un sorriso sulle labbra. Siamo certi che riescono a sentire il calore che si sta levando da questa piazza. Siamo certi che non si sentono soli, che sanno che la 2015 è un grande progetto che non si ferma togliendone la casa, non si ferma con uno sgombero, un progetto che va avanti. Solo un anno fa ci trovavamo sempre su queste strade a gridare che la 2015 resiste, che la 2015 non si sgombera. E abbiamo tenuto fede a quella promessa, raddoppiando con due nuove occupazioni. Bene, oggi siamo qua per fare la stessa promessa ai mandanti di questo sgombero, a chi governa questa città, a chi governa questa regione. Ci chiediamo se queste sono le politiche per i giovani che Fassino immagina. Lasciare studenti in mezzo a una strada, negare spazi di riappropriazione. E allora con questa promessa torniamo in piazza stasera e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Non ci fermeremo qua, non è finita qua. La 2015 resiste. La 2015 non si rocca, la difenderemo con la...